È stata una decisione presa d'impulso. Come gestisci le faccende di casa, pulizia, spese, bollette? Cioè, il mio primo anno di università io l'ho terminato con 2 esami in libretto. Sono molto sola. Cosa è successo con MyProtein? Benvenuti in questo nuovo video, finalmente dopo forse un anno, un video Q&A in cui rispondo alle vostre domande. Vi ho fatto un poll su Instagram, quindi ora andiamo subito al sodo. Allora, domanda numero 1. Stai ancora usando prodotti bio per i capelli? Se sì, come ti stai trovando? Allora, per chi non lo sapesse, io a metà settembre più o meno ho detto basta Silvia, è ora di fare un passo avanti anche per i tuoi capelli, visto che ne ho giusto un pochino, e passare ai prodotti bio. È stata una decisione presa d'impulso davanti allo scaffale dei prodotti bio della Lidl, che poi mi avete detto che la linea beauty della Lidl è molto buona. Voi sapete che io non è che sia proprio così brava nel beauty e non so bene capire gli inci. Ho scoperto cosa sono gli inci. Comunque, ho comprato questo shampoo e questo balsamo. Vi giuro che li ho acquistati a metà settembre, li sto ancora utilizzando. Sto adesso, primi di dicembre, arrivando alla fine dei tubetti, mi lavo i capelli. Voi mi vedete ogni giorno su Instagram e sempre su YouTube, sono sempre puliti e profumati, questo ve lo dico io. Quindi davvero durano tantissimo, anche perché ne basta davvero una nocciolina e puliscono il capello subito. E questa è una grande differenza rispetto agli shampoo e balsamo tradizionali, dove bisogna metterne 2 kg, fare una schiuma enorme e forse ti lavano. Ma la differenza l'ho sentita soprattutto all'inizio. I primi 2-3 lavaggi sono stati un po' strani, perché uscivo che non sentivo il capello liscio, lo sentivo un po' ruvido e non ero abituata a quella sensazione, perché ovviamente gli shampoo bio non ti rilasciano i siliconi sui capelli, cosa che fanno gli altri shampoo. Mentre adesso, vabbè, ci sono abituata e devo dire che mi durano molto più puliti, sono un pochino più crespi, però io li asciugo con la spazzola e il phon e devo dire che non mi posso lamentare. Sinceramente non ho mai visto i miei capelli così sani da tantissimo tempo. Nonostante io non vada dal parrucchiere, i miei capelli comunque rimangono forti e non si sfibrano, perché davvero non ho doppie punte. Se volete provarli e fare questo passaggio, non pensate che sia costoso, perché è un po' quello che pensavo io, perché appunto ne serve di meno rispetto al normale. Quindi assolutamente consigliati. Altra domanda, cosa è successo con MyProtein? Allora, essenzialmente MyProtein ha dismesso la gamma naturale, quindi mi sono trovata con nessun motivo per stare più con loro, perché io ero la loro ambassador della gamma naturale, quindi farine, semi, granaglie varie, loro l'hanno tolta e io, con un'azienda di solo integratori e abbigliamento, avendo Adidas, non avevo più nulla a che fare. Quindi ho dovuto aspettare i termini del contratto e quindi adesso ho cominciato a lavorare per un'altra azienda. Perché? Perché essenzialmente io, per le mie preparazioni, ho bisogno di farine, semi, granaglie. Sono prodotti che io ho sempre utilizzato, da quando non ero sponsorizzata a quando sono stata sponsorizzata da MyProtein a adesso che sono con un'altra azienda. E quindi uno, servono a me, e due, so che comunque sono prodotti che servono anche a voi, e quindi se posso dirvi dove acquistarli, darvi anche un codice sconto per acquistarli, poi farvi le preparazioni dicendovi sto utilizzando quei prodotti, penso che sia una situazione win-win per entrambi. Quindi vi annuncio ufficialmente che sono entrata a far parte del team di Bulk Powders. È sempre un'azienda di integratori. Io continuo a non consumare integratori e l'abbigliamento, io continuo a essere con Adidas, sempre fidelis. Però loro hanno una gamma di alimenti incredibile, hanno tantissime farine senza glutine, hanno tantissimi prodotti senza glutine, hanno dei burri di frutta secca incredibili. Tutti 100% frutta secca, ragazzi, hanno anche quello di pistacchi. Cioè, io non l'ho ancora assaggiato, ho paura a farlo entrare in casa, però presto arriverà.
hanno la quinoa in grani, hanno la farina di quinoa, hanno tantissime cose. E devo dire che nonostante io prenda commissioni del vostro acquisto tramite il link che d'ora in poi troverete sempre nell'info box, sapete che io non sono una che vuole vendervi, ma vuole più farvi entrare nel brand, farvi appassionare al brand e poi far sì che l'acquisto sia una naturale conseguenza. Questo è un approccio che anche appunto il capo marketing di Bulk Powders approva e condivide, e quindi sono strafelice perché tante belle cose stanno arrivando e sono in arrivo, tanti bei viaggi, tanti bei progetti, quindi assolutamente sono super super contenta di questa transizione. Sarei molto felice se iniziaste anche voi a provare i prodotti, soprattutto le persone che non riescono più a trovare gli altri su il sito di MyProtein, perché non ci sono più. E niente, quindi questa è la novità. Altra domanda molto particolare. Rapporto con i tuoi genitori ora che vivi stabilmente sola. Allora, io vivo stabilmente sola in realtà da 4 anni, dall'inizio della magistrale. Con i miei genitori il rapporto non è mai stato roseo, soprattutto dalla parte di mio padre. Non ho avuto una famiglia molto affettuosa, anche mia mamma non è mai stata tanto affettuosa, e siamo cresciuti un po' in solitaria, un po' molto freddi. Le persone che mi conoscono lo sanno, nonostante io possa sembrare molto espansiva, io sono una persona molto fredda. Non abbraccio nessuno, non dispenso baci a destra e a sinistra e sono abbastanza chiusa in fattore emotivo e non so come si dice, tipo relazionale. Sono una persona che dimostra l'affetto in maniera diversa. Io faccio tante piccole cose per te, se ti voglio bene, se ho un affetto nei tuoi confronti, piuttosto che venire lì e ad abbracciarti. Quindi il rapporto con i miei genitori è così. Siamo tutti a distanza, mia mamma vive a Padova, mio fratello e mio papà vivono a Budapest, nonostante i miei non siano separati. Ci incontriamo tutti e quattro poche volte all'anno, Natale, Pasqua e qualche altra rara occasione. Insieme stiamo bene 5 giorni, poi ognuno per la propria strada. Sono molto sola dal punto di vista della mia famiglia, però vabbè, cioè, penso che la famiglia sia quella che ti crei piuttosto che quella che hai, quindi io mi sto creando la mia famiglia con Jimmy e con Luna. Per ora non abbiamo intenzione di sposarci, ma andremo presto a convivere, cioè Jimmy verrà qui a convivere, e sono felice di quella famiglia. L'altra mia famiglia, cioè la mia famiglia di sangue, stiamo bene così. Cavolo. Domanda: che tipo di lettiera usi per Luna? Perché ero rimasta che stavi testando quelle biodegradabili. Allora sì, avevo iniziato a testare le lettiere biodegradabili perché ho scoperto che quella che utilizzavo bisognava soltanto buttarla nel secco e quindi non era riciclabile. Io utilizzavo quella della Katsan. Ho iniziato ad acquistare quelle biodegradabili. La prima che ho preso è stata una sabbietta finissima, vi giuro un incubo, perché si incastrava sotto le zampette di Luna, poi Luna ci ampicava per tutta casa, mi andava nel letto, mi trovavo la sua lettiera nel letto. No. Allora ho capito che dovevo cercare quella con i grani più grossi, quindi il problema della sabbia in giro per la casa è stato risolto. Ma queste sabbiette biodegradabili si impattano tutte, si attaccano alla lettiera, puzzano, non assorbono, dovrebbero fare la palla, ma a me faceva cioè tutto, una roba così, cioè staccavo il pezzo intero, dovevo buttarlo. Sinceramente sono tornata alla sabbietta che avevo prima, quella non biodegradabile, quella che non è riciclabile, si butta nel secco. Mi dispiace, non giudicatemi per questo, ma vedo che Luna sta molto meglio, c'è meno casino, penso che sia molto più igienica. Per me è molto più importante la salute del mio gatto, il fatto che non prenda un tumore alla vescica o alle vie urinarie, eccetera, piuttosto che salvare l'ambiente con la lettiera del gatto. Mi dispiace perché preferirei, visto che comunque il mio approccio alla vita è molto più ecologico, però tengo di più al mio gatto, scusate. Domanda: quando avevi il tuo disturbo alimentare all'università rendevi meno? Sì, assolutamente ragazzi, il mio primo anno di università è stato terribile, io non riuscivo a prendere 18. Cioè il mio primo anno di università io l'ho terminato con 2 esami in libretto e 2 voti bassissimi.
perché non ce la facevo, cioè il mio cervello non c'era, era concentrato sul cibo, perché ancora, nonostante fossi in fase di ripresa, comunque stavo male e quindi pensavo sempre solo a quello, non ricevevo abbastanza nutrimento per funzionare e ho avuto bisogno di tempo. Ho avuto bisogno di tempo, tanto che ho incominciato ad avere dei risultati soltanto alla fine del secondo anno. E poi però nel momento in cui il mio cervello ha recuperato e si è ripreso è stato tutto un crescendo. Infatti ho terminato il mio percorso di studi magistrale con dei voti fantastici, mi sono laureata con 110 lode e sono davvero fiera di me stessa e del percorso che ho compiuto anche in questo ambito. Oggi va così, Luna è felice. Essendo imprenditrice di te stessa, hai aperto la partita IVA per le collaborazioni con le aziende? Ragazzi, assolutamente sì, ho partita IVA. Sono in regime forfettario, cioè all'anno posso fatturare meno di 30.000 euro e quindi non scarico l'IVA. Penso sia così, insomma, non la metto in fattura, quindi non la scarico. E questo è per chi magari ha appena iniziato. Poi, con il tempo e... si spera guadagnando di più, si passerà o passerò in regime ordinario, ma per quest'anno e per l'anno prossimo sono in forfettario. Quindi sì, io fatturo, pago le tasse, cioè pagherò le tasse a giugno. Infatti se a giugno non mi vedete più è perché sono stata assassinata dalle tasse. Domanda: come gestisci le faccende di casa, pulizia, spese, bollette? Allora, le bollette sono la parte più facile perché le ho fatte registrare con il pagamento diretto dal conto in banca, quindi non devo fare assolutamente nulla. Le osservo soltanto un attimino per capire quanto sto pagando, quanto sto spendendo, ma cioè, insomma, luce e gas non saprei neanche come diminuirlo, perché questo è, e se voglio stare bene questo è, punto. Quindi quello comodo. Spesa? Allora, faccio la spesa due volte a settimana al mercato, il sabato e il martedì, quando posso, quando non ho lavoro e posso andarci, e compro la frutta e la verdura e il pesce. Poi diciamo che io frequento più o meno 3 supermercati, il Lidl, il Carrefour e l'Esselunga, perché sono quelli presenti nella mia zona, ma soprattutto il modo in cui faccio la spesa è avere una lista nelle mie note di roba che mi serve, catalogata per supermercato. Perché so che ad esempio lo skyr lo compro da Lidl, lo yogurt di soia lo compro all'Esselunga. Quindi mi faccio una lista delle cose che mi servono e da dove le posso comprare. E quando ad esempio un giorno sto tornando dalla palestra, dal lavoro, dal luogo da cui vengo e so che posso allungarmi col motorino, mi allungo, compro quelle cose che mi servono e porto a casa. Quindi non ho dei determinati momenti in cui faccio la spesa, anche perché io ho un motorino, quindi io non posso fare spese da 100 euro a botta e comprare roba che mi dura tutta la settimana. Io purtroppo, avendo degli spazi limitati, posso fare delle mini spese da massimo 30 euro e quando le faccio torno a casa che, non so, la roba in motorino me la metto in testa. Quindi durante la settimana effettivamente io vado molto spesso a fare la spesa, ma sono mini spese da 15-20 euro. Per le pulizie, qui tocchiamo un tasto dolente, perché casa la pulisco io. Sinceramente questa casa è molto facile da pulire, basta soltanto passare l'aspirapolvere e poi passare il mocio. Sembra sempre molto pulita per via dei pavimenti, per come è fatta, del fatto che comunque è in ordine, perché questo per i miei standard, per chi mi segue da Piacenza, tutto questo è ordine. E quindi essendo ordinata sembra pulita. Però diciamo che mi ritaglio una volta alla settimana, solitamente il mercoledì mattina che ce l'ho libero, di passare sia l'aspirapolvere che lo straccio, e mentre più volte durante la settimana passo l'aspirapolvere, perché ho Luna e Luna perde molto pelo. Questo sarebbe l'ideale. La realtà è un po' diversa, cioè non sempre riesco a pulire anche per terra, perché è un po' più laborioso rispetto a passare solo l'aspirapolvere. Però cioè è soltanto per me una mancanza di motivazione, perché casa mia è talmente piccola e passare il mocio, io strizzi, è talmente facile che non posso dire neanche mi fa fatica, perché non fa fatica. Ok, io penso di aver risposto a abbastanza domande, di aver fatto un Q&A abbastanza
simpatico, non so se utile, interessante, insomma giudicherete voi. Spero di avervi fatto un po' passare questi 10 minuti, un quarto d'ora in mia compagnia. E niente, Luna sta attaccando l'albero. Luna, non ti sei considerata l'albero di Natale finora, ora che sei in camera devi considerarlo. È una diva. Va bene, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e lasciate un commento. Vi lancio un grande bacio, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!